le parole. Quanto è bello il colore delle parole. E che festa divenne un figlietto, un dirsi gatto. Una volta si è stracciato o qua azzeccato. E se tutto in giallo va al chiaio, che fa? Che te non vuoi? A divenne una festa, se parole a volte scritte, sono state scegliute a secondo colore delle parole. Puliegio è vino blu, vino celeste, vino rustagna, o verde, o paonazza. Che viene sotto all'occhio l'amaranta, si vede che ha scegliuto, che non usciva la faccia, la voce, e l'occhio è un tramonto. Chi la sceglie, se non sceglie buona, si mesca nei colori delle parole. E che succede? Una mesca Francesca e migliaia di parole, tutte uguali dello stesso colore, grigio scuro. Non sento Omara, e Omara parla, dice. Non parla o cielo, e o cielo è parlatore. A fontana non meno, o viene morto. Si sbattono un balcone, non lo sente. O freddo, si confonde con calore. E la gente parla come fosse muta. E chi stio punto? Manca un pittore, può scegliere il colore delle parole. Edoardo De Filippo è autore troppo noto per avere bisogno di una presentazione. Tutti noi abbiamo avuto la fortuna di vedere le sue commedie e i suoi film riproposti più volte in questi anni. Tutti possiamo valutare l'eccezionalità della sua opera, l'importanza della sua presenza nella storia del teatro e del cinema italiano. Abbiamo avuto tutti modo di leggere o ascoltare ricordi contraddittori su di lui. Sappiamo che la sua vita privata è stata travagliata e difficile, compreso il suo essere figlio non ufficializzato, come Titina e Peppino di Edoardo Scarpetta, e che anche il rapporto professionale e affettivo con i fratelli si ruppe inesorabilmente in gran parte a causa del suo carattere, della sua personalità forte e intransigente. Cent'anni ma non li dimostra è il titolo che abbiamo voluto dare allo spettacolo di questa sera, parafrasando il titolo di una famosa commedia che Titina e Peppino scrissero insieme. Ricordare Edoardo a 100 anni dalla nascita e sottolineare come il suo teatro oggi sia ancora attuale e vivo nel cuore della gente. Questa sera vogliamo ricordarlo non con le sue commedie più famose, ma con 3 atti unici che appartengono alla cantata dei giorni pari e che rappresentano i primi passi di Edoardo attore. Facendo ricorso al genere farsesco, col quale aveva sviluppato il suo straordinario talento di attore, Edoardo mostra già quella che sarà la sua peculiarità di autore, una straordinaria sensibilità nell'indagare la natura umana, che gli consentirà di creare dei personaggi indimenticabili, sempre in lotta con una quotidianità più tragica che comica. Lasciamoci accompagnare da questi ritratti emblematici, che mescolano l'amarezza e il sorriso, tipiche espressioni del teatro eduardiano. L'enemy. Carmenella benvenuta, ha sapita, ha pizzicata, ha nipote da malata che si cura l'enemy. Capibie di svenimento fa una cura rinforzata che si chiama ce l'ha dato un dottore, vita mia. Fa miracolo sta cura, sosserenga in trovinoso che non sono dolorosa, ma mi faccio fa purì. Tengo sempre un dolore come fosse pesantezza, una patana e una stanchezza che accomincia dall'occì. Dunque, e mo che si ricorda che dicevo, Santa Rita, mi so proprio ribambita. Ah, vedete, l'enemì. Farmacia di turno. È il primo lavoro scritto da Edoardo nel 1920. È un atto unico in cui sono già palesi certe costanti della sua arte. L'ambientazione piccolo borghese, il luogo, la farmacia, come ritrovo di una collettività appartenente a classi diverse, i giochi beffardi del destino, il taglio realistico della vicenda e l'ironia sorniana che genera una particolare forma di comicità ma anche tanta amarezza.
Farmacia di turno. Carissimo Don Saverio. Buonasera. Buonasera. Ci sta a Roma? Sta in coppa a seggio, vicino a voi, pigliatevi. Stamattina non c'è tutto tempo leggere. Don Saverio, facetemi una furgatella, puguaglione mia. Ma quando anni te? 2 anni e mezzo. Ah. 2 anni e mezzo, eh? Tieni, dalla che stoccata in da 3 litri d'acqua. Non sapete, ma anch'io te ne ho pure un po' che freva. Tu dalla che sto, se no la pasta viene nata a voi, io ti faccio 4 cartine, tante che le cose visce. Quanto va già da? 50 centesimi. Tenete. Alla cassa, uè, non vi volete fare capace? Vabbè, me ci pagate sempre qua. Prima, ma tutte, mo no, tutte le farmacie hanno una cassa e la mia non è meno delle altre. Va bene. Cassa, 50 centesimi. Quanto va già da? 50 centesimi. Siete contenti, mo? Stava buona. Caspita, non sapevo. Avete detto sto marito che uccide la moglie per semplice sospetto sulla sua onestà? Stupido, mo va in galera e ti saluto. La vera risoluzione del problema la trovo io. Tu con me non puoi più vivere felice. Preferisci l'altro. E vattene qui, se così si in santa pace, non ne parliamo più. Va bene, ma questo si può fare quando non ci stanno figli, caro Don Saverio. Fino a un certo punto. Il matrimonio, la più grave sciocchezza che un uomo può commettere. Voi pazziate, io ho riacquistato la mia pace. Figurate, va guagliona, sono stata sempre in da farmacia, a mano a papà, e sempre appresso a isso. Per me non sono esistiti mai divertimenti, amici e cose di questo tipo. Non ho messo mai un piede fuori di quella porta, eh. E poi, anche volendo, come avrei potuto? Voi va ricordato a papà negli ultimi tempi? Malato, non si poteva più muovere. Si passò gli ultimi tempi della sua vita in coppa a questa poltrona dove state assettate voi muovo. E l'otto murette. Io facevo tutto, come avrei potuto? E peggio ancora dopo la sua morte, che presi addirittura le redini di tutta la farmacia. Pensai subito alla rinnovazione, facette scupà, facette l'UFLina, tocchi papà e tenne per buon augurio. Oggi mi sei pure la cassa. Non dico che è diventata una farmacia di prim'ordine, ma oggi la mia farmacia non lascia niente a desiderare. Feci la bestialità immensurata, credendomi che essendo rimasto solo, avesse trovato una femmina che mi avesse fatto un po' di compagnia, una certa guida. Chi tada? Che le pensava di teatro, Tulette, Cappiel? Il suo cozzava con il mio carattere. Prima mi sposano un nero così. Un bel giorno la mia signora sparì. Dottor, chi lui era? Manca se avesse pigliato una quaterna secca. E in seguito seppi che si era unita con un gran signore e che tuttora le spendono un sacco di soldi. A Napoli? Sì, ma voi non sapete il più bello. L'altro giorno mi mandò una persona, un signore, dice che era il suo avvocato, per mettersi d'accordo con me. Papà! Per l'annullamento del matrimonio! Ah, e qual è la ragione potente? Adducendo che lei non aveva avuto figli, che lei li voleva, insomma, per ragioni di salute. E voi avete accettato? Ah, voi pazziate, che figura facerete da tutto il quartiere? Accettate. Non sapevo, mo è una cosa scimmanata. Ma che cos'è sta reclama? Sterminio. L'ho letto qua, sul giornale. Sterminio è una mia invenzione, veleno per i surci, per i topi. Un paio di volte che si mette ed è la distruzione completa a base di arsenico. Ah, sì? E non sapè? Favoritemi in una scatola. A caso tengo qualche topo lì. Ma non vi conviene a spendere 4,50. Mo voi preparate il cartino, voi preparate voi stesso e ne fate quella quantità che credete. Ma come si prepara? La patata scaldata, se non basta con un po' di zucchero, ma vorrei fare il cartino. Grazie tante, siete troppo buoni. Una sedia. Preparatevi sta ricetta. Niente qua. Ehi, aspirina. E che re, la padronatoia sta influenzata? E io che ne saccio? Se cuccate caffè, ma facete un presta che gioca a fa. Mamma, non ci sta pure a bevanda, ma mi fa preparare. E allora mi va che imbucà sta lettera e poi torno. Vai, vai. Dottor, Don Teodoro, che
che gli ha camarere mogliere, ma. E che là là? E come fa che la vanno a spendere a dove? A toglieva. Oggi le farmacie stanno chiuse, la mia è di turno. Ah già, la farmacia vostra oggi è di turno. Guarda, guarda. Ma allora stanno le case che vicino? Poco lontano. Non capito. È pronta sta ricetta? Prontissima, ecco qua. Che stai abbevando? Signorina Carmela! E finalmente vi ritrovo. Servo. Salute. Caro Don Saverio. La bellezza. Quando siete uscita dal palazzo, un quarto d'ora fa, io vi ho tenuta dietro per un pezzo, ma poi vi ho persa di vista. Ma voi passate per la farmacia, voi incocciate la tavola. Come state, come state? Non c'è male, voi? Si strappa. Vi trovate bene al servizio dei nuovi padroni? Guardate là. Che la faccio? Con questa figura si mette a fare la cameriera. Già. E questo non dipende da voi. Voi avrei bisogno di uno che vi saprei consigliare, uno che vi lancerebbe. E io, per esempio, sono il tipo che facessi per voi al caso. Oh, vero? E che mi facevissi la fa? Io? Lui? Non sapevo. Che la facevissi la fa? Io sa ci che la facevissi la fa. La signora. La signora. E io lavorerebbe per quattro pur di non farvi mancare niente. Come vi trattano nella casa dove siete andato a servire? Non mi posso proprio lagnare. La signora è tanta buona, è pure un signore. Ma che la che ha potuto capire da sta lupo che imbruglia? O guarda la porta, mi ha detto che la signora era ammaritata e che accompagnai un servizio marito con chi la casse te ne muove. Non sapeva, è moglie la vostra. E tu non lo sai perché è a poco che si chiude a servire con loro. La padrona è l'ex moglie di Don Saverio. E a Don Saverio ci faccio tutto un servizio. A me, falla sapere a tutta Napoli, mette i manifesti. E chi non sanno tutto quanto, Don Saverio, non faccio tanta virata. Solo il Don Saverio. Tu ce l'hai fatto sapere, bravo. Povera Don Saverio. Nenè, tu è inutile che ride, hai capito? Pigliate le mie medicine e batte. Mamma mia, che maniera, ma me ne va. Che bella grazia, facetto buona la mogliera. Non date retta, non mi pigliate cosa. Stasera posso venire a cenare. Stasera non può essere, la signora sta poco bene. Tu lo sai, io sto fuori dalla casa, sto in urto con mio padre. E se no non vi avrei importunata. E poi ricordate che ci sta sempre un moglione pronto a tutto per te, capito? Grazie. Mangiate le curate a me! Il lato che dormo quando si stessa a casa sola! Ehi! E qua la farmacia mia perché la vita piglia? Ma che mi credi di essere stato in da villa comunale? Come fate a perdere la pazienza? Io non è che la perdiamo questa la pazienza pure. Io ma che vi devo dire? Ma è giusto che in una pubblica farmacia vi mettete a fare amore come se stesse la casa vostra? E che maniera! Quando andate la più a lunga, quant'è sta medicina? 3,70. No, e non posso permettere, Pago io. Ma perché? Non posso avere questo onore. E come vuoi tu? Se vuoi venire, tengo un po' che tri. Amico, 3,70. Quanto avete detto? 3,70 alla cassa. Beh. Cassa, 3,70. Ci sta una piccola difficoltà. Non tengo mai un soldo. Mamma mia, e ti metto a fare un splendido. Ma hai fatto su una pura campanella. Ma io potrei fare una cattiva figura. E poi avanzassi assai voi a me. Io ti ringrazio per perdere questi 3,70. Ehi, non ti fai vedere più. Ma io non ci posso pensare. L'hai suonato pure la campanella. Buonasera. Dunque sentite, io non ho bisogno di niente. Che ci siete venuti a fare? Io te vedo. E se mi fate parlare, ecco, io sono ammogliato e vorrei far visitare mia moglie da un medico. Ma perché sta malata? No, sta buona. Che cuore per dirmi dirlo? Ma essa dice che è malata di nervi e allora la voglio far visitare da un medico buono, mi spiego.
La vostra moglie dove sta? Sta qua fuori. E fatela entrare. Là c'è Don Teodoro, la può visitare lui. E Don Teodoro? Vedete un po' di che si tratta, La buscata per sta zuppa. Fatemi la signora. È una parola. Noi qua fuori ci siamo fatti una succia perché non ha voluto entrare. Lei dice che vuole essere visitata da un medico buono. Ma gli caggia fa. Gli faccio un falegname. E Dio sa. Ah, posso portarla a prima? Siete accontentati voi, eh? Si è fatta la volontà di uscire. La figli! La filina! La filina, filtra dentro! Puta sì! Aspettiamo che si decide! Che se ne chiama di mano! Dopo di mano! Zitto, zitto, sei decisa! Mi raccomando, mo che atrasa! Facetelo qualche cerimonia! Quattro cicci da mollo! Insomma, impersonificatevi dalla sua infermezza! Buonasera. Siete fortunati, Maritta, buonasera. Rafili, qui c'è il medico che ti deve constatare. Nupiez Cruz è una celebrità. Siete pure voi a così. E ti assicuro che sei caduta in buone mani. E io che ti già dicono quando per te mogliere te l'ultima cosa? Sono stata a te per strafucchiamento che sei rischiuto spazzandando per trovare 100 lire. 50 per un numero che buono non si può la caccia. Ehi, ma già contentai uno qualunque. Vabbè, mi sta toccando in erba. Ma, cara Rafilina, l'abito non fa il monaco, questo lo sai. Quindi... Oh, mezzo! Io sono un medico conosciuto. E mi avessi cacciato la fede un fattissimo con buchi. Oh, Bile, hai fatto pigliare con la rivista. Dottor, oggi ti faccio che le nannesse. Vedi di che si tratti, ah? Vedi me che si tratti. Accomodatevi. Aspetta, e le scarpe che c'è? Visto, mi hai fatto cagnare pure il cacetto. E che se ne va a cattare il carto? Vabbè, cosa è niente, poi chiamare a casa, mi metti arrotolata la volta, non ti preoccupare. Dunque, che vi sentite? Che mi sento, saccio solo io. Ma la già sapevo pure io. Ecco qua. A cominciare la mattina, che mi sento una pena rindo stomaco, una languidezza, una fame, vai a già mangiare, sino non mi passa. E poi? Non passa un paro d'ora, una tavola, bene e languidezza, e fino a mangiare una tavola, non si calma. E poi? Ah, sera, una fame, non c'è mangiata ma basta. E poi? Ah, notte, dopo che ha già mangiato e bevuto, mo scelta da rindo suoni, ha già mangiato una tavola. Come vedete scienza un corpo, ma vi la dice da chiare? E stomaco sfunnato. Dov'è? E poco dimma, sbottonatevi un po' con la camicetta. Tito, piano piano, mi la rompettina in mano. Ma è la già vissuta. È venuta diretta, bello facita. Ma come bello facita? Chi le sta sguaggiando sana, bello facita. Ma sta zitto! Ma no. Dite 33. O siente, di 33. Schiatto, non lo voglio ricero. Oh, ma insomma, e che faccio i miei creature? Io non tengo tempo da perdere. Dite 33. Non lo voglio ricero. Ha già la pazienza, rotto. Chi le non è esse? E che so io? E infine non c'è già c'è da resempire. Fatti da orecchi. Oh, di chi? 33! Ma questo è proprio una bestia! Vabbè, ho capito, queste cose da niente, è un po' di esaurimento nervoso, una buona cura ricostituente, e vi guarirà completamente. Uè, come dicette che la tua che bacoloro! Voi vi scrivo io una ricettina. Come dicette bacoloro? Cercate soprattutto di essere calma, molto riposo. Come dicette bacoloro? Niente caffè. Niente eccitanti, riposo. E mo, ma vita papà. Che? Chi se non lo dice a Bacolò? E mo me lo stesso scappando. Opi, per i capricci tuoi, mo se ne va una coppia di lire. Tenite rotto, accattatevi i sicari. Ma voi state scherzando? Ma so cos'è pazzo? 2 lire a me, non sapevi, vi mandate 2 lire! Una lira di resta, signore! Non sapevi, non pazzate!
Ah, ok, volevo tu assai. Tenete a mente una cosa, voi avete detto tale e quale a chi che avete detto che il lato mio è che pago loro, tale e quale. Ma quando una malattia quella è, la posso cambiare? Nevrastenia acuta. Ah, ma c'è mis pure che è stata parola nuova. Nevrastenia acuta. Dove dire, stanno ben pagati. A te, Mugenne, cammina. Nevrastenia acuta. Trovate chiuso il giorno per stare. Ti faccio Silvio, io perciò non ho risposto. Tu dire a me, io ci sputo sopra. Ma a parte dinte tengo tutte le fiere, io mia che a fare il dentista è stata sempre la mia passione. Ma si sento dolore. Ma che è allenato poco, sono andato appresso, tras. Ma basta che faccio un dress però, Come vi ho già detto, tengo un palazzo su. Tras, tras. Oh, mamma mia. Ah, dottor! Sciacquatevi la bocca, dopo che c'è sta pure la fontanella, mo' di sciacqui, Mal di te. Caspita, sono le 7:30 e io vado a cena, se volete favorire con me. No, grazie, troppo buono. Va buono, me ne vado, buonasera. Ah, a proposito, mi volete da chi le cartine? Come ne per su? Sta là in coppa, vedi, pigliata lì. Sta davanti a casa e fai qualcuno a domattite che li arseni, Non dubitate. E questo? Oh, deve essere una carta rossa. Questa è aspirina. E io perciò la porto in carta differente. E questa aspirina per chi l'ha già fatta? Perché la giovane che avete detto che era la cameriera della moglie era vostra. Mamma mia, don Teodoro. Don Savelle, avete mandato l'arsenica a vostra moglie. Mamma mia, scappando, forse non se ne è pigliata ancora. Venite con me. Oh, ma che sta? Professore, ma che è successo? Oh mamma mia, io giuro ma sto palazzo su! E valigie. Sto facendo i valigie. Mi sono messa a scartare carte, lettere, ritratti. Tutte le commedie che non ha scritto e cose belle che non ha fatto. Che stanno i fessari? Che stanno i fatti? Ma che mi ha già portato? Che mi porta? Tu quando parti per questo viaggio lungo che non sai se ha commencio o si è fornuto, come può dire? Mi porta appresso i fatti oppure mi porta i fessari? Io non ci sono camisa con pensiero, e la verità, pari che chiara e tunna, ci ha detto, mo faccio a capa mia, ma voglio portare i fatti alla temuna, e lascia in terra tutte le fessarie. All'anima soia, realizzata nel 1938 e ribattezzata con il titolo I morti non fanno paura, racconta delle vicissitudini di Don Enrico, un commesso viaggiatore che torna a Napoli dopo un viaggio di affari, nella casa in cui ha preso in affitto una camera. Qui la sgradita sorpresa della morte del proprietario della casa. In questo atto unico, comicità e drammaticità convivono perfettamente e sembrano ricordarci un nostro detto popolare: non c'è morto senza risate. Requie all'anima soia. Era
la mettono a paese. Fino a mezzanotte. Quando stamattina abbiamo saputo la notizia, siamo rimasti talmente male e non ci siamo ripresi ancora. È stato un fulmine. Guardatela! Copiezza d'uomo che la salute è firma! Quando ci butti la mamma piscata, a così, con passiamo! La pareva con quella pezzo rosso in faccia che si potevano tagliare punti! Che siete uscito dall'ospedale! E insomma che si schiotta veris! Non ci posso pensare! Da un momento all'altro! Che cos'è? Che cosa non è? Non assisto più! Non ci si può proprio pensare! Corolda di Dio! Buonasera. Ma il funerale già si è fatto. Potevamo aspettare a voi. Ho fatto quella questione con mia moglie. Una rivoluzione in gas. Quella dannata. Scegli i momenti precisi, mi rovino le occasioni più belle. Più belle nel senso che capisci quando metti. Che capisci quando metti l'interesse per una cosa. Donna ma. In questo momento un disgraziato non sa che cosa è il mantio, il vostro dolore è il vostro dolore è più doloroso del nostro, che diciamo è un dolore. Di fratellanza e di compagni di lavoro. Voglio dire che un compagno non può venire. Voglio dire che un compagno non può venire il dolore della compagna. La compagna vera siete voi, voi dovete piangere. Noi no, non possiamo. Noi siamo qui perché se non posso virile è sprezzante, sprezzante virile, è uguale. Pure il nostro benevato compagno dall'altro mondo dicesse: ma che schifezze compagni siete? Ed avrebbe ragione. Perché i compagni di una compagnia di lavoro devono. Perché i compagni di una compagnia di lavoro
devono sempre chiudere dentro quello che vuole venire fuori. Sì, qualche lacrima ogni tanto la versiamo pure noi, ma è sempre così furtiva. Perché io sprezzante e virile come sono, perché io, perché sprezzante e virile come sono, vi dico che io, Pietro Tuppo, che ha litigato con sua moglie, ve lo giuro sui figli, si è andato a casa e trovate ancora pasta e fagioli per terra. Ve lo giuro sui figli, che sto fuggiuno, sull'anima santa di dolce innanzi. Io non voglio dire quello che non so dire, non lo voglio dire, perché le parole sono parole e la libertà è la libertà, è giusto, bravo! E Don Gennaro, la vostra marita è sprezzante e Don Gennaro, la vostra marita è sprezzante e virile come a noi, povero Don Gennaro, povero compagno! No, ma non si creatura. Non doveva morire. È ormai. Non doveva morire. Non doveva morire. Eccomi qua. Hai ci chiuso la pinza per te. E sono nuovamente a vostra disposizione. Se avete bisogno di qualche altra cosa, comandatevi pure. Ma dove è successa la disgrazia? L'altra sera, bella e buona, è tornata a casa verso mezzanotte e un quarto. Mezzanotte e venti? Io stavo ancora sveglio, tra sentendo il palazzo, guardai l'orologio e dicendo, è mezzanotte e venti, stai ancora in piedi. Non tenevo sonno, rispondetti io. Ne approfittate per prendermi un poco d'aria. Nico, dicetta, ti devo pagare due sigarette toscane e quattro giornali. Fanno precisamente 350 lire. Domani regoliamo. E chi l'avesse detto? Adesso donna Maluccia fa quello che dico io, senza discutere. Senza discutere, ho detto. Venite su da me a casa mia, vi pigliate una bella tazza di brodo bollente. Una tazza di brodo bollente, e zitta mosca. Se no non vi voglio più bene e non mi sto. E che volete scolocchiare per la debolezza? Noi vogliamo fare un altro di funerale. Forse donna Maria, venite su da me. Ci pensate voi a sistemare la camera? La camera di Don Enrico. Oh, non la voglio contrariare, è tanto amabile. Non ci sta quasi mai perché fa il commesso viaggiatore. Un vero galantuomo, paga puntualmente. Ha scritto la mia amica stasera. Se viene a trovare la camera che la manera sotto il gobbo, mi dispiace. E che significa? Questa è una camera di passaggio, con la porta d'ingresso là. Lo capirà benissimo. E poi voi non ci avete occupato la sua stanza per metterci un tavolo di canasta? Un morto ci avete messo. Ma che sono tutti chiacchiere inutili. Adesso ci penso io a mettere tutto a posto come un step prima. Così non c'è bisogno nemmeno di dicendo chiacchiere. Chi è? Sono io, Aprico. Don Enrico. State per calma. Ce lo dico io. Nico, vai a aprire. Ma ci stanno ancora i fiori per terra, le quattro candele intorno al letto. Cacciditta, apri! Che facciamo? Oh, madonna. Buonasera, una sedia. Io questa vita non la posso fare più. Devo avere perlomeno 39 e mezzo di febbre. I primi brividi li ho avvertiti in treno questa mattina. Una sedia.
Maledetta fatalità, e come faccio? Un affare importantissimo. 4 balle di cotone idrofilo. Un prezzo da fallimento. Prima di entrare, sono entrato alla farmacia all'angolo, ho lasciato detto che il primo medico che capita lo mandassero subito da me. Mamma mia. Ma che c'è? Tu che fai a quest'ora ancora qua? È la signora Carmela. Non vi capisco, santo Dio, parlate chiaro. Donna Maria, chi avete? Perché piangete? Dove è il vostro marito? Non c'è sta giù, non esiste giù. Don Enrico, abbiamo perduto il nostro angelo tutelare, ci ha lasciati soli. Quando mi voleva bene e quando mi stimava, diceva sempre: ti devo caro, non te lo dico. Intanto io me ne vado a letto perché non mi reggo sulle gambe. Dico, fammi un piacere, appena arriva il dottore, accompagni su in camera da me. E aspettate, già avevo pulito cucca. E tenga la freno forte, ve l'ho detto. Ah sì, l'avete detto. È vero che l'ha detto? Sì, l'ho sentito pure io. Ecco, sa da mettere prima in ordine la stanza. Facciamo così. Io mo mi porto prima Donna Mariuccia sopra, poi torno e insieme a Nicola sistemiamo tutti in 2 minuti. Mamma, ci andiamo sopra. Sopra a casa mia che ci sta mia sorella e i bambini. Così vi distraete e state pure in compagnia. Coraggio, su. Fatevi forza, Donna Mariuccia.
relazione? Hai pensato sulla... Non ti sei ricordato di Zurato che lasciava la povera scorta da sola? A così l'hai lasciata male! La malattia lenta che ti ha fatto godere, malattia in casa. Che sono un mese, due mesi. No, ma meno un mese. Ma dice la gente ci pensa. E quando sopravviene la morte, dice almeno è stata la liberazione per te, per tutti. Ma così, da un momento là. Che sono due? La signora Carmela ha detto che si deve mettere a posto la mia camera. Ma perché? Ma perché la mia camera non è a posto? Ecco, vedete, quando ieri sera non c'è un'armuretta, la moglie non lo poteva esporre degnamente qua dentro. Chi se in una camera di passaggio, che ha la porta che ne ha pisciò per le scale. E logicamente tra un sacco di amici. Infatti, ieri c'è stata una processione di gente che è venuta a visitare il morto per tutta la giornata. Che figure ci faceva! Allora si è pensato di sistemarlo in camera vostra, che è grande e bella. Mi sono spiegato. Voi siete un uomo, non vi può impressionare. Non l'avete nemmeno vista. Era un san uomo, Non diceva male di nessuno, mamma. Quante volte si è adoperato per mettere pace fra me e mia moglie. Beh, noi ce ne andiamo. E togliamo il fastidio al signore. Eh sì, ce ne andiamo. Buonanotte e tanti auguri per la vostra salute. Buonanotte, grazie. Buonanotte. Buonanotte. Guai a chi fa male, stupida vita, fatichi come un dannato, ti fai mille nemici per tirare avanti la giornata, per mettere a parte una lira, un bel giorno vena senza naso, si chiude il libro e ti saluta. Eccomi qua. Nico, sistemiamo tutto presto, Vieni qui. Sono pronto. È morto con la bocca aperta. E abbiate pazienza. Ancora. Ma da ieri in questa casa non si ragiona. Capire che la disgrazia è successa da un momento all'altro. Se avete bisogno di qualche cosa, chiamatemi dal balcone. E se volete salire pure voi da me, non vi preoccupate. No. Grazie, signora Carmela. Sto con la febbre addosso. Mo mi corico, poi deve venire il medico e mi ficco sotto le coperte. Tanto il morto non l'ho visto. Ma si fa impressione passare tutta la tenda che la camera, senza complimenti. Per questa notte potete dormire su da me. Grazie signora Carmela, no, preferisco stare qua. E come vuoi tu, buonanotte. Buonanotte. E me ne vado pure io, avete più a cuore qualcosa? Niente Nico. Appena arriva il medico lo mandi su in camera da me, no, boh. Non dubitate, mettetevi a letto, copritevi bene e fate una bella sudata. Avete visto a Don Gennaro? Potevate mai pensare che faceva una fine così repentina? Le ultime parole le disse l'altra sera tornando a casa. Nico, ti devo pagare 2 sigari toscani e 4 giornali, fanno precisamente 350 lire. Domani regoliamo. Ieri sera a quest'ora stava esposto in quella camera 4 cannelli, 2 monache, i fiori e il carro municipale, 4 visite di amici e ti saluto. Curata.
curata, a morte non guarda in faccia a nessuno. Buonanotte, va. Posso far caietta, ma è... Buonanotte, va. Chi è? Sono io. Sì, è tuo sangue. Non portate una candela per accompagnare il dottore. O secondo piano si hanno fatto la lampadina. Dottore, venite. Buonasera, buonasera. Prego, accomodatevi. Grazie. La candela la lascio qua. Sì, ve la riporto io. Prego, prego, va. Dunque, ecco, io sono costretto a viaggiare molto a causa della mia professione. Ieri mi trovavo a Milano, pioveva e presi molta acqua. Stamattina mi sono messo in treno e ho iniziato a sentire i primi brividi di freddo. Dopo un poco mi è scoppiata una febbre da cavallo. Questa faccia la nusca. Ma voi avete un fratello che fa il falegname? Io? No, perché? Oh, così, mi sembrava. Va bene, vediamo che si tratta. Spogliatevi. Solamente la giacca. Bravo, bravo. Respirate. Ah, e cose niente. Per ora non vi sono lesioni. Ma vi consiglio di mettervi immediatamente a letto. E non si sa mai queste forme influenzali quali proporzioni possono prendere. Ci sono in giro certi casi di broncopolmonite. E dovete sudare, sudare molto. Medicine non ve ne prescrivono, semmai domani. Ma io sono nemico dei medicinali. Il miglior medico sta nel nostro organismo. Ma come faccio? Domani mattina devo ripartire, un affare importantissimo. E non fate sciocchezze. Domani torno e vi sarò più preciso. Mettetevi immediatamente a letto. A domani. E ben andate. Certo, perché? E tenete molto da fare. No, veramente me ne vado a casa. E siete ammogliato? Ho due bambine. Due femminucce. E che cosa importante sono i figli, vero? Vero. Due femminucce. 7 e 12 anni. E avresti voluto il maschio, vero? Non c'è che fare, nessuno è contento a questo mondo. Oh, io sono contento. Oh, maschio, femmina. Non lo dite, non lo dite. Si vede dallo sguardo che avreste voluto il maschio. Certo, se fosse venuto. Il maschio, aspettate. Il maschio è il continuatore delle orme paterne. È vero. Ma voi siete medico specializzato? No, sono medico chirurgo. Ah, ecco perché allora non amate le medicine. Ma non le escludo nemmeno. All'occorrenza con molta parsimonia. Io sono per la tintura di iodio, il sublimato, l'olio di ricino. I tre medicinali che una volta somministrati dimostrano con evidenza realistica il loro effetto. Beh, io me ne vado. E aspettate. Ma perché? Che devo aspettare ancora? È tardi. Non mi lasciate solo. Ma che c'è? Vi dico la verità. In quella camera dove io dovrei coricarmi, fino a un'ora fa c'è stato un morto. Allora capite il mio stato d'animo com'è? Capisco, fa una certa impressione. Ma non pretendete che io mi corichi con voi. Aspettate, facciamo 4 chiacchiere. Se dovete cenare, mando il portiere a prendere qualcosa all'osteria all'angolo. Accomodate. Ma neanche per sogno, mia moglie mi aspetta, è tardi. Ascoltate, la vostra è pura suggestione. Che vi può fare di male un morto? Ehi. Un morto non è altro che un uomo disarmato. È il combattente della guerra eterna, al quale la natura ha tolto per... Io posseggo ancora quest'arma. Voi la possedete ancora. Di me potete avere paura. Io di voi. State tranquillo e andatevene a letto. E se io, per esempio, certo, degli strani interessi miei personali,
mi fossi intromessa in casa vostra con l'idea precisa di puntare contro di voi la mia arma segreta. Se vi dicessi, dammi il portafoglio o t'ammazzo. Se vi avessi confuso per un mio nemico, quello ha promesso di fargli la pelle e per un errore la facesse a voi, allora voi legittimamente dovreste difendermi, o tu o io. E per disarmarmi completamente avreste dovuto uccidermi. E non c'è altro mezzo per rendere inoffensivo l'uomo. Altrimenti, se mi fosse riuscito soltanto di ferirmi o di mettermi in fuga, la mia arma funzionerebbe ancora contro di voi. Funzionerebbe con la furbizia, l'astuzia, la calunnia, la vendetta, la diffamazione, l'aggressione. E state tranquilli, andatevene a letto, felice di trovarvi da solo con l'ombra di un disarmato. Una parola? Ma che lo fa? Dottor, c'è un ferito! Dottor, non perdete tempo, scendete! Ma che è successo, dico? Uno è scappato, probabilmente il feritore, perché aveva tutta la camicia sporca di sangue. L'altro l'abbiamo trovato steso per terra. Si sono appiccicati per poche dire. Che schifo, povera umanità! Venite, dottore! Se non è stato disarmato completamente, forse potrò fare qualcosa ancora per lui. Andatevene a letto. Io vado. Buonanotte. Desistiendo. Lo soldo in da sacca non trovava. L'amice, cene, femmine, non triate. A Liro veramente non la curava. E quasi sempre stava disperata. Diceva la gente, solo una moglie da può cagnare sta capo per la galera. Tanzura, desistiva, santa pace, sente una volta un consiglio mio. E beh, mo non mi posso fare capace. E beh, vi giuro, quando è certi Dio, io non sono stato mai tanto inguaiato come a mo che mi sono sistemato. Pionosamente. E il tema in oggetto è il rapporto tra marito e moglie. Grazie a un singolare stratagemma, Arturo riesce a tenere a bada la moglie, la quale non perde occasione per contrastarsi con lui anche per motivi futili. Sarà anche l'amico Michele a farne le spese. Ancora una volta trovate comicissime che rimandano a considerazioni amare, pericolosamente. E che dobbiamo fare io e voi? Niente, signora mia, proprio niente. E allora che ci siete venuti a fare? Ecco, vedete, qualche giorno fa incontrai a vostro marito, amico mio carissimo e compagno di scuola, che non vedevo da 15 anni perché sono stato in America. E come stai, come non stai? Io mi sono ammogliato da circa 2 anni, disse lui. Bravo, mi fa piacere, dissi io. E tu? Io sto in albergo e la società petroliera dove lavoravo mi ha trasferito alla nuova sede di Napoli. E siccome sto in albergo cerco una camera in famiglia. Ah, ma che bella occasione, disse lui. Io ti posso mettere una camera a disposizione in casa mia. Ovvero, che piacere, dissi io. E combiniamo pure prezzo ed eccomi qua. Va buono, bene Arturo, va verita pulisse. E allora parlerò con lui quando viene. E gli farò pure i complimenti per il gusto che ha avuto sposandomi. Mo che vedete, io ero un fiore. Mo mi sono fatta che non me conosco più. Mio marito stamattina mi ha sparato una tavola. Mi ha sparato? Ha pigliato le polvere e mi ha sparato. Per miracolo non mi ha colpito perché va trovo chi santo mi protegge. Ma come, stamattina mi ha sparato? Solo stamattina, e chi lo mi spara sempre? Il primo colpo di rivoltella me lo tirò il primo giorno di matrimonio, a tavola, dopo il secondo piatto. E vedetta la frutta. E nemmeno mi ferì. Per fortuna, quel proiettile chissà dove andò a finire. Poi passarono 2 o 3 giorni, facemmo pace e finì. La seconda volta mi ha sparato a prima matrice. Ho caffè. La terza volta, il giorno del mio onomastico. Il dolce. Che ne volete sapere? Da quanto tempo che vi spara vostro marito? E mo vi dico, dal primo giorno che ci siamo sposati, 2 anni. E non vi coglie mai. E stesso qua. Tiene un buono, ma chissà quanto è questo. È arrivato. Speriamo che stai in buon umore. Sì, sì, speriamo. Non sparare lei.
Arthur! Mi scusate se non mi sono fatto trovare in casa. Niente, per carità, e Aro si chiude. Sono aiuto a comprare certe colpe revolvere che erano pernute. Io ho parlato con tua moglie, ma aspettavo te. Eccomi qua, sono arrivato, sì, d'accordo. Grazie. Sì. Ah. L'hai fatto vedere la camera sua? Ci hai fatto vedere la camera sua? No, veramente no, non ancora. Ma non ha importanza. Ah, come non ha importanza? La prima cosa tu vai a vedere la camera, se ti conviene, se non ti conviene. In un suo caso, non vedi nessuno, ma se ne aiuto pure la cameriera, ritengo una casa un po' per spalla. Ah, se non mi copre quei camera non mi sente. Ma perché in un fatica? Fatica? Tu vieni fresco fresco dall'ufficio e ti metti a comandare. Fisca fisca dall'ufficio, hai ragione, vedi. Fisca fisca dall'ufficio. Va, non mi fa attaccare i nervi. Oh, vero, come ti attacca a presa i nervi? È nervosetto il signorino. Signore, non rispondete. Come a credere, Michele? Quello che dà certa risposta, che ti fanno io sangue in gambe. Ma è meglio che mi sto così. Sì, forse è meglio, ma... Michele, hai preso il caffè? No, veramente. Me lo piglio anch'io volentieri. Portaci due caffè. Grazie, signore. Ma ordinate, signorine, due caffè, uno per Lord Strong e l'altro per il Chiedivè. Oh, caffè, vogliate pigliare un bar? Dorotea, va a pigliare un caffè. Perché così ciù, lo vado a pigliare. Dorotea, va a pigliare un caffè, tu mi conosci. Te conosco, mi hanno tutte ossa e pelle. Ma se io torno dall'ufficio, come da sola velena, per me non esistono divertimento, cinematografo. Ho capito, non te lo voglio di schiacca. Dorotei, non mi mettere che in spalla faccio ancora. Dorotei! Arthur, ma che si impazzi? Ma che vuoi calè? Ma io un caffè non mi piglio, non fa niente. Ma che stavolta da Ferni. E Ferni, cioè almeno ci accuidiamo tutte e tre. Dorotei, questa volta non hai scampo. Ci accuidiamo tutte e due. Arthur, che hai fatto? L'hai colpito? Ma qua colpì, non l'ho colpito. Signore! Maron! Ma ci ho avuto un altro miracolo! Maron! E cos'è niente? E mo mi porto subito il caffè! Sta pronto! Perché sapendo che tornava ne aveva fatto una macchinetta fresca! Maronna, ma tu stai sudato, ti pulisco cagnato. Ma come sudato? Sono appena un po' accaldato. Ma tu non ti a mettere in mezzo alla corrente? Povero Arturo, lavora una giornata sana. Ma che vuol dire tu pare che non lavori? Io? E che faccio? Io sto sempre in da casa. Tu hai visto bisogno di un po' di riposo. Beh, ora porto il caffè. Grazie. Oh, caffè. Accomodi, dimmi che siete. D'accordo. Dunque, per te è comodissimo. L'ufficio è a 50 passi. La camera è piena di sole, con un bel bagno vicino, poi in casa di amici. Vedrai che ti troverai molto bene. Non potevo trovare di meglio. 15 anni in America, ti ha fatto impressione. Ha fatto impressione? Vieni ad un poco pure io, scusa. Uno tira un colpo di rivoltella alla moglie, abbi pazienza. Io dicevo, ti ha fatto impressione di vedere Napoli dopo tanto tempo. Ah, tu parlavi di Napoli. Mi ha fatto impressione. Bella Napoli, sì. Ecco il caffè. Oh, grazie. Prego, Michele, prendi il caffè. L'ho fatto con la mano del cuore, sentire. Oh, è veramente squisito. Bravo, bravo. Prelibato. Gesù! Ho vestito nuovo! Ti hai stracciato il vestito! Me ero scordato di dicere, non so nemmeno come è successo, Dorotea! E se capisci, perché tu cammini come un baccalà! Baccalà! Dorotea, guarda come parli! Ma per tutte queste sono parole da usare, baccalà! E allora come devo dire? Vi siete strappati il vestito, bravo, che piacere! Come se tenesse marendo te spaso solo, cos'è pazzo? Ma devi capire che se è successo colpa non ce n'è, io non credo che mi faccia stracciare i vestiti per divertimento! È giusto! È questione che sei spadato. Ho canzone e zanella, non ho avuto a farla su un'ingappatura. Ho vestito marrone, non ci facessi una macchia di inchiostro. E va bene, combinazioni. Inchiostro. Dacci due punti. Ma io devo essere pazza. Mo' te la tieni così, quando una ronzona che sta fino a da far stracciare,
che vuoi pensare? Dorothée, metti due punti vicino a sta giacchetta. Oh, sant'Anna! Mi devi tagliare le dita dalle mani, così tanto di mano. Dorothée, stasera ti mando a Campusani. Acconciami la giacchetta! Artù, ma fallo per amicizia, è ridicolo! Ma leva la ranza, Michele, voglio in galera! Ma caraglio! Aiuto! Ma l'aiuto! Non so da svegliare anche io. Voi non siete morti manca mo'. Pozzate pure il sugo di tutte e due. Amaro Carmen. Ma già avuto nato un miracolo. Che dolore no? Non ci faccio pure inaccio, ma non se me lo faccio manco quale di tra di me. Guarda, tutto il sugo di sarraccia. Michele! Michele! Artù! Michele che tengo qua, scusa, abbi pazienza. Uno in da manca mezz'ora spara due colpi di coltello alla moglie. Ma che si sono cose pazze? Io in questo momento me ne vado e te l'avverto, ti denuncio. Faccio io la testimonianza per farti chiudere in un manicomio criminale. Statta pure e ricordati che fra di noi è chiuso ogni rapporto di amicizia. Ma vieni qua, vieni qua, bestie, qua delinquenti. Io lo faccio apposta. Lo fai apposta? Mia moglie è una buonissima donna, ma tiene un carattere infame. Per una piccola cosa è capace di far rivoltare tutta la casa. E soprattutto, e questa è quella che maggiormente mi fa perdere la capa, da certa risposta che ti esasperano talmente tanto che una veramente la cedesse. Quando sposai mia moglie, il primo giorno di matrimonio, avemmo una di queste discussioni animali. Stavamo a tavola, eh? Io in tasca c'avevo uno di questi revolver scacciacani. Un po' che mi pazziava, e un po' che perché mi facetta pigliare niente. Sparai una botte chella. E immediatamente vidi il cambiamento, diventò dolce, sorridente, gentile. Insomma, già capito? Che per sta quieta, e i pugliere sanno sparare. E da allora... Voglio stare con un'amica mia che non vedevo da 15 anni e ceneremo fuori. Non torniamo neppure a cena. Ci diamo proprio alla bella vita. Sai che ti dico? Tu non esci. No, io esco. Tu non esci. Io esco. Artù, sparo, mettiamo un cena. Amiche, io lo devo fare naturale. Iam, mica, se no stasera è la serata che succederà tra gente. Iam. Tu non esci. Ah, non esci? Ehi, Ettore! Hai fatto con me? Io esci. Io esci. Signore. Cosa ne giù? No, cosa ne giù? Maron! Ho già spazzato pure sta e va, e a che ora torni? Verso mezzanotte. E divertite! Ah, Dorothée! Andiamo, Michele, andiamo! Aspetta, Michele, abbi pazienza! Artù, ma che la mono non aveva fatto niente? Mono, ma io quando torno stanotte tengo sonno e voglio dormire. Non capire, no. Amo, come concludere questa serata? Poi un'idea ci è venuta. E vogliamo concludere come concluse Edoardo l'ultima lezione all'università. Lasciamo fuori la porta, la pocondria, però mi c'è accampato.
manca la fantasia. C'è sta cosa più bella per campo. La fantasia si scende ogni mattina come se fosse principe regnante, a fronte in mano per tinte brillanti, e non si piglia, non si piglia affatto. E che correte tela, la mantella non c'è più tutto solo, e non è dove. Quando si viene con lo suo tesoro abbaglia la vista, non si può guardare. Poi tiene un orologio compiacente, con 60 minuti d'allegria. Io sono quadrante legge, fantasia, e fa tanti, tanti, non fa di tanti. Thank you.